Il 7 marzo 1901, 35 operai firmarono l'atto costitutivo della società anonima cooperativa tra gli operai, muratori e manovali del comune di Ravenna. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e quella società è diventata la cooperativa muratori cementisti. Oggi è al sesto posto tra le imprese di costruzione in Italia e opera in molte parti del mondo. A fine 2009 contava su quasi 9.000 dipendenti e oltre 1.000 soci. Siamo nel cortile del Palazzo della Provincia, una delle tante opere realizzate a Ravenna e di questa storia ultracentenaria parliamo con Massimo Matteucci, presidente della cooperativa Ravennate. Questo è uno degli edifici che a Ravenna ha visto impegnata CMC nelle attività di costruzione della città. Sono molteplici gli edifici e in particolare questo di questa piazza che sta alle nostre spalle è una delle tante costruzioni che la CMC ha costruito nel periodo che va dagli anni 20 alla metà degli anni 30. In particolare questo bel edificio, oggi sede della provincia, è stato costruito nella seconda metà degli anni 30, quindi in un periodo anche abbastanza intenso e turbolento. Ce ne sono altri e poi magari muovendoci avremo modo anche di riscoprire e di vedere con più dettaglio. La seconda parte, quella dopo la guerra, ha visto CMC espandersi, crescere, diventare una grande impresa di costruzione di infrastrutture e di edilizie complesse che è portata soprattutto a dimensioni non più nazionali ma anche internazionali. Come cresce l'azienda dal dopoguerra in avanti e come difende i suoi valori di impresa cooperativa? Per ricordare un grande cooperatore italiano come Nullo Baldini, la sfida è sempre quella: tentare di coniugare efficienza e solidarietà, l'efficienza di un mercato che è sempre più competitivo e sempre più selettivo, la solidarietà come chi prende comunque indistintamente le parti di chi è più debole e di chi ha più bisogno. CMC è cresciuta nel mondo, però il suo cuore resta Ravenna. Certo è che Ravenna è la città dove, proprio qui dietro, 110 anni fa quasi, il 7 marzo del 1901, 35 operai hanno dato vita a questa lunga storia che mi auguro continuerà anche nei prossimi decenni a vedere protagonisti la nostra cooperativa.